Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, no, se vi state chiedendo su questo piercing vero, vi dico subito che non lo è una prova, così, perché mi andava. Oggi voglio farvi il video haul di un sacco di cosine che ho comprato e che mi sono arrivate ultimamente. Voi lo sapete, io raggruppo sempre, quando ho un sacco di roba nuova in casa, vi raggruppo tutto in un unico video. Vi faccio vedere sia quello che mi è arrivato dalle varie aziende che quello che ho acquistato personalmente, ma vi specifico sempre. Allora, da La Mer mi è arrivato, queste sono alcune cose che io ho specificamente, io ho problemi con la parola specificamente, quindi oggi ce l'ho fatta, mi sono arrivate queste fantastiche cosine da La Mer. Già sto testando la crema viso che è pazzesca, ha un profumo buonissimo ed è ricca, la uso solo la sera perché è veramente molto molto ricca, ma super nutriente, si assorbe in fretta, insomma è fantastica. Io so che i prodotti La Mer sono molto costosi e prima di ricevere questi prodotti io li acquistavo, quindi so da acquirente quanto sono costosi, ma sono altrettanto buoni, questo ve lo garantisco. Se state insomma pensando di acquistare qualcosina, magari provate, spesso hanno offerte eccetera, provate e poi mi dite. Le due cosine che mi sono arrivate stavolta sono la crema occhi, questa volta è l'Eye Balm Intense. Ho già finito una crema occhi di questo marchio, quindi non vedevo l'ora di provarne una nuova. E poi mi è arrivato il The Concentrate, eccolo qua, che è un siero per il viso che va naturalmente applicato sempre prima della crema idratante. Sono molto curiosa di provare questo prodotto, non l'avevo mai provato, credo sia abbastanza nuovo e ne ho sentito parlare molto molto bene. Questo invece è il packaging della crema occhi, io ho provato l'altra, questa l'avevo acquistata io personalmente, mi ricordo ad Amsterdam un tempo fa perché ero innamorata, sono innamorata di questa crema, ma è da tanto che non la uso, mentre ho appena finito il vasetto di quella con la confezione verde, molto molto buona, ma se mi ricordo bene con questa mi trovavo benissimo, quindi voglio assolutamente tornare ad usarla. Altre cosine che mi sono arrivate sempre per quanto riguarda la skincare sono di Dior e la Hydra Dior, ed è appunto tutta una linea, sempre fantastico il packaging di Dior, ed è appunto tutta una linea di idratanti per il viso e di prodotti per il viso. All'interno c'è questa bellissima pochettina molto carina con il logo Dior di questo turchese fantastico, e poi c'è la Fresh Hydration, capelli miei ovunque, Fresh Hydration Sorbet Cream, quindi una crema per il viso veramente, per il viso, effetto sorbetto, quindi deve essere molto fresca e facilmente assorbibile, quindi sicuramente la userò per il giorno. Questa invece è una maschera per il viso, si chiama Glow Better Fresh Jelly Mask. Non ho ancora visto la consistenza di questa maschera per il viso, ma anche di questo ho sentito parlare un sacco, quindi deve essere veramente fenomenale. E non uso quasi mai, ultimamente non uso maschere per il viso, quindi sicuramente ne ho veramente bisogno, la mia pelle credo stia gridando aiuto ai controventi. Quindi questa è la Fresh Jelly Mask. Poi c'è la Deep Hydration Sorbet Water Essence, anche questo è un siero che va ad idratare la pelle e va applicato prima della crema idratante. Poi il prodotto che più mi incuriosisce di tutti è questa, che è una polvere esfoliante. Allora, alcune mi hanno detto che ci sono vari brand che fanno la polvere esfoliante, io personalmente non avevo mai sentito parlare e quindi sono curiosissima di provarla. La mia pelle è molto delicata, ma so che con Dior posso andare sul sicuro, quindi voglio vedere se ed è tanto che non faccio una cosa esfoliante sulla mia pelle, veramente la sto maltrattando, ce la idrato sempre un sacco, ma non è tanto che non uso maschere ed esfolianti, quindi voglio proprio vedere che effetto fa questa, che si chiama Time to Glow Ultra Fine Exfoliating Powder, appunto una polvere esfoliante. Vedremo, io vi farò sapere come mi ci sono trovata e sono estremamente curiosa di vedere come funziona. Arriviamo al make up, mi è arrivato questo pacco fantastico da Benefit. Se mi seguite su Instagram Stories vedete tutto in anteprima, quindi se ancora non mi seguite su Instagram, qui sotto c'è il link, andate a vedere il mio profilo e seguite i miei Instagram Stories, perché ci sono sempre anticipazioni rispetto al canale YouTube, vi do sempre qualche piccolo indizio, qualche piccola sorpresina. Se appunto mi seguite su Instagram Stories già avete visto di che cosa si tratta. È un super pacco arrivato da Benefit con tantissime tantissime novità. Guardate un po' che figata che è questo pacco, ci sono
i nuovi ombretti in polvere Benefit. Non credo avessero ombretti in polvere loro, e quindi qui ci sono tutti i duo shadow blender, così si chiamano, hanno due ombretti e poi un applicatore, anche questo molto particolare. Poi qui ci sono invece i rossetti che hanno la matita incorporata, perché hanno appunto la punta di un colore leggermente più scuro, quindi vanno a fare il contouring tra virgolette alle labbra, vanno appunto a segnare il bordo e poi a riempirle di colore. Questo è l'ombretto punto, ce ne sono due, e poi c'è questo applicatore in spugna che va ad applicare entrambi nello stesso movimento, quindi un colore un po' più scuro per la palpebra e poi un colore leggermente più chiaro, un illuminante per per il sotto sopracciglio. C'è anche un sotto sopracciglio, sembra un termine di Tomas questo, e poi c'è anche uno specchietto molto comodo, molto molto carino questo packaging, devo dire mi piace davvero tanto. E poi non riesco ad estrarre i rossetti, ce la farà la nostra atleta, la nostra Beniamina, non si sa. Adesso come minimo mi rovino le unghie, no, ce l'ho fatta. E questi invece sono i The Real Double The Lip, questi rossetti. Ultimamente molti marchi li stanno facendo simili, ma questi secondo me sono i più precisi, perché sono la punta è più piccolina e soprattutto la parte della matita tra virgolette è molto sottile e precisa, mentre altri brand tendono a farli un pochino più grandi, quindi un po' più difficile rimanere nel bordo. Molto carino il packaging anche di questi, e sono tutti della linea The Real. Sapete, io amo il mascara The Real, uno dei miei mascara preferiti, di sempre, quindi quindi mi piace molto il fatto che stiano facendo tutta una linea di trucco che va ad accompagnare il mascara The Real. Oggi sono particolarmente emozionata, non so se notate, ma non riesco neanche a parlare, cioè non riesco a parlare mai, però oggi peggio del solito. E poi altra cosa che mi è arrivata da Benefit, figata, anche questo l'avete già visto se mi seguite su Instagram Stories, altrimenti seguitemi, peggio per voi, non sto scherzando. E poi c'era questo mega pacco Your Browtiful. Io adoro questi giochi di parole che fa Benefit, sono fantastici. E naturalmente brow, ci sono prodotti per le sopracciglia. Una sorpresa speciale per te, c'è questo volantino con la mia foto e la traduzione della forma delle mie sopracciglia, che è traduzione sopracciglia sexy, figata, figa, grazie Benefit, grazie. E poi qui c'è in regalo un anno gratuito di servizi sopracciglia nei Brow Bar Benefit, figata, pazzesca. Poi ci sono naturalmente, allora, a parte che questo mi hanno spedito, che è un pacco di post-it, e ne avrò veramente tanti, qui ci sono un posto con i post-it per 10 anni, questo lo metto adesso sulla scrivania, perché io lascio sempre tutto impacchettato fino a quando non vi faccio vedere, e poi posso appena usare e testare e posizionare i vari prodotti. Fino a quando filmo i video rimane tutto nella scatola assolutamente, anche se soffro a lasciare là. E poi qui c'è appunto il tesserino con il mio nome e cognome. In regalo per te un anno di servizi brows nelle boutique Benefit di Milano, in qualsiasi brow bar d'Italia. Molto molto apprezzato questo regalo. E poi ci sono naturalmente i vari prodotti per sopracciglia che io aspettavo mi arrivassero nella mia tonalità, non vedevo l'ora di provarli, e sono la Goof Proof Brown Pencil, che è appunto una matita per sopracciglia. C'è Brow Woo Conditioning Primer, questo è un primer che va a nutrire le sopracciglia, soprattutto a riempirle. E poi c'è, questo forse è il mio prodotto preferito, questo è un Fiber Gel. La figata di questo prodotto è che contiene le fibre, quindi se le vostre sopracciglia hanno qualche bucarellino, insomma un po' tutte, abbiamo qualche spazio nelle sopracciglia, poi andiamo a riempirlo, questo aiuta un sacco, perché appunto contenendo fibre è come se aggiungesse proprio tra virgolette peletti alle vostre sopracciglia, che paiono subito più piene, più folte. Io appunto ho una boscaglia per sopracciglia, anch'io ho qualche bucarello qua e là, però io ho un bosco, non ho sopracciglia, io ho un bosco. Ma so che ci sono ragazze che hanno sopracciglia, anche se magari il contrario di me, no? Magari hanno questa chioma foltissima, però le sopracciglia un po' più rade. Io ovviamente ho i capelli che inesistenti e le sopracciglia V, ma vabbè. E quindi può essere più utile alle
ragazze che appunto hanno le sopracciglia rade. E poi c'è il Cream Gel Brow, questo è invece un gel per sopracciglia con pennellino, il packaging molto molto carino. Io veramente per il packaging impazzisco, cioè sono una di quelle che acquisterebbe un prodotto solo per il packaging, lo ammetto, questo è il primo passo, ammettere i problemi. E questo è il packaging fantastico di questo prodotto, è appunto un gel per le sopracciglia e sopra c'è il pennellino per l'applicazione. Poi mi sono arrivate altre meraviglie da Too Faced e anche qui ce ne sono veramente tante. Questo è il pacco più meraviglioso, uno veramente dei pacchi più meravigliosi che io abbia mai ricevuto, perché vedete è tipo un libro e c'è scritto Natural Love Story by Too Faced e poi lo aprite e ve lo faccio vedere così, adesso capirete perché. Ta-ta-dan, ta-ta-dan. Questo è il contenuto di questo libro magico e ci sono veramente dei prodotti fantastici. Questa è una palette di ombretti e a parte che sono in rilievo le lettere, sono morbide, fatte tipo in velluto, i colori sono spettacolari, adesso li vedremo assieme. Poi ci sono questi tre compact che sono tre illuminanti, ma guardate il packaging, che a parte che è uguale ai Polly Pocket, io amo il packaging che mi ricorda i Polly Pocket. Se vi ricordate delle Polly Pocket scrivetemi, devo ancora trovare tutti i miei giocattoli, farvi un video dedicato, non mi sono dimenticata, promesso. E qui ci sono appunto tre compact in silver, quindi argento, oro rosa e oro, fantastico. E questi sono i tre illuminanti, naturalmente il colore del packaging rispecchia poi il colore del prodotto in sé e sono molto belli perché sono fatti con tutte queste sfaccettature tipo diamante che li rendono preziosi. E questa invece è la palette, guardate quanti ombretti hanno inserito in questa palette, sono alcuni sono matte, altri sono satin, altri sono shimmer, quindi i finish sono diversi. Qui fuori c'è Denver che vuole entrare ma è appena uscito, e i gatti sono sempre così, loro escono, dopo 5 secondi cambiano idea, si piazza là e piange. E quindi e appunto queste sono praticamente tonalità fatte apposta per me, perché io amo gli ombretti di tonalità nude che vanno sia dai colori chiari che fino poi alle tonalità un po' più scure, però amo. E non ho usato, vi prego, cioè fatemi i complimenti, perché io sono riuscita a non usare questa palette perché non volevo rovinarla prima di farvela vedere in video, quindi sono riuscita a lasciarla là e a non toccarla, fino adesso finalmente posso usarla. Poi mi sono arrivati tutti quanti i Melted Matte di Too Faced, sono davvero tantissimi e sono tutti i loro Melted Matte, cosa che ho appena detto, andiamo bene Nicole. Io ho provato, ne ho provato uno, questo non sono riuscita veramente a fermarmi, ma ho giustificato la cosa con il fatto che non andavo a rovinare il packaging, ed ho provato quello nude. Intanto mi avete chiesto di che colore si trattava, come si chiamava la nuance, ed è Holy Chic, ed è questo nude bellissimo che va ad azzerare proprio il colore delle mie labbra, molto molto chiaro, e me l'avete visto indossare in uno degli ultimi video. E poi ci sono un sacco di altre colorazioni un po' più pazze, come questi fucsia, viola, poi c'è quest'altro color ciliegia, poi c'è quest'altro che è tipo un po' più sul rosso, poi appunto il nude che avete visto prima, ce ne sono altri di nude tipo questi, poi c'è quest'altro, questo sembra un colore molto carino, sono tutti estremamente opachi ma sono a lunga tenuta sulle labbra, non danno fastidio, non mi seccano le labbra, purtroppo questa è una caratteristica di tutti i rossetti opachi al mondo, però questi non seccano tanto le labbra, basta metterci una base prima e non vi fanno problemi di tagli e roba del genere. Io ne so qualcosa perché uso ovviamente solo rossetti matte. E poi altro colore pazzesco è questo verde che voglio assolutamente provare, ma non so se, cioè io che sono così chiara veramente rischio sempre effetto zombie se uso colori un po' più azzardati, ma voglio troppo provarlo, quindi magari prossimamente in un video lo indosserò, così mi farete sapere che cosa ne pensate, vi spavento. E quindi questo verde, poi c'è quest'altro che è un po' più un marroncino viola, ce ne sono altri simili ma non uguali, quindi sì, veramente ho tutte le tonalità possibili immaginabili di Melted Matte. Quest'altro color corallo e poi c'è un altro, anche questo, un nude, un color mattone. Anche questi li vedete un po' su Instagram, un po' Naked Ready With Me, ve li farò vedere, sono spettacolari e non vedevo l'ora di provare i Melted Matte, quindi sono emozionatissima. Altra cosa
cosa che mi è arrivata da Too Faced è il Better Than Sex. Io uso chili e chili di questo prodotto, lo amo, è il mascara che ho usato anche oggi per questo look. È molto abbondante ma non crea grumi, è fantastico. E poi mi sono arrivati questi fondotinta che avevo richiesto io a Too Faced, sono due in colore porcellana. Chiedo sempre un backup dei fondotinta perché li faccio fuori alla velocità della luce. Due in colore porcellana, che sarebbe il mio colore, ho sempre usato in inverno il colore porcellana, porcelain, del Born This Way Foundation. Oggi non ho sbagliato nome, spero, no, l'ho chiamato giusto, Born This Way. E poi mi sono fatta spedire altre due colorazioni che sono in snow. Quando ho iniziato ad utilizzare il color porcelain, porcellana, non c'era questa tonalità che è lievemente più chiara, secondo me è meglio per la mia carnagione. Poi mi sono arrivate alcune novità e altri prodotti che invece avevo richiesto io a Make Up For Ever. Amo questo brand e quindi ho richiesto alcune cosine. Questi sono dei glitter, credevo fossero più piccolini, invece sono veramente enormi, sono più delle paillette che dei glitter, e voglio utilizzarle in un prossimo video sullo slime. Quindi, siccome vi è piaciuto molto il video slime, ma sto appena iniziando, sperimentando eccetera, ma siccome non sono brava, forse proprio questo è quello che serve a chi magari vuole riproporre uno slime, rifarlo a casa, no? Non bisogna essere esperti, quindi probabilmente lo utilizzerò per uno slime che voglio fare. Vedrete. Poi mi sono arrivati due glitter, uno è tipo perlato che non so dove sia, volevo usarlo nello slime che già ho fatto, poi non l'ho utilizzato perché si vedeva poco, non so dove sia, e poi ho preso quest'altro che è dorato, sono micro glitter, quindi sono glitter finissimi e guardate la differenza della confezione tra uno e l'altro. Poi ci sono due acquarelle, sono dei colori liquidi che voglio provare ad usare per dare colore allo slime. Sono di questo bellissimo turchese, poi un rosa Barbie. Poi mi hanno spedito un sacco di altri prodotti, che in realtà sono tre prodotti in tutte le tonalità possibili e immaginabili, e sono il brow gel, hanno una nuova linea di prodotti per sopracciglia ed è consiste in tre prodotti, e c'è appunto il brow gel, poi c'è il brow liner e poi la matita brow pencil. Figata del brow gel è che anche questo contiene fibre, quindi se volete sopracciglia più folte, più definite eccetera, assolutamente optate per prodotti con le fibre. Altra cosa che ho chiesto è il correttore Ultra HD, sto usando chili di questo correttore, sto per finire il mio, l'ho usato anche oggi, mi piace perché è molto coprente ma molto naturale e schiarisce per bene la zona del contorno occhi, quindi amo questo correttore. Poi mi sono arrivate diverse cosine da Mesau da Milano, che è un brand che, devo essere sincera, io non conoscevo, ma mi hanno spedito l'acqua micellare che sto già utilizzando, quindi non ce l'ho qui in questo momento, ma mi sono arrivati altri prodotti, c'è un gel polish semi permanente, poi dei glitterini viola, anche questi voglio utilizzarli per uno slime, io ho solo slime in testa, e poi c'è il loro fondotinta Nude Skin che ha questo applicatore con contagocce. Sono molto curiosa di provare questo fondotinta anche perché la tonalità, la colorazione sembra perfetta per me. Poi c'è questo pacco con un sacco di rossetti, indovinate, sono opachi, ma va, e sono veramente di un sacco di tonalità diverse, anche questi rilasciati, impacchettati, ci sono riuscita, non ho ceduto alla tentazione di provarli, e sono tutti di tonalità, alcuni un po' più portabili, ma sono tutti appunto piuttosto portabili, alcuni sono nude, altri sono un po' più rossi, un po' più rosati. Ho swatchato questi rossetti, sono estremamente opachi, sembrano molto morbidi, l'applicazione è molto piacevole, non ho ancora testato naturalmente la durata, ma vi farò sapere e ve li farò vedere all'azione prossimamente, promesso. E arriviamo agli acquisti pazzi che ho fatto a Bologna. Ah, tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi ad inizio video che voleva fare questo video anche Tomas e farvi vedere quello che ha preso lui, però ha l'influenza e ho aspettato un paio di giorni che stesse meglio, che si riprendesse, ma ancora non sta bene, quindi non ci sarà lui in questo video, mi dispiace molto, ma magari il prossimo shopping pazzo che faremo assieme vi farò vedere anche lui le cosine che ha comprato da Armani e da Louis Vuitton, e sono delle cose molto molto carine, magari ve le farò vedere più avanti. Intanto vi faccio vedere i danni che ho fatto io prima da Saint Laurent e poi da
Hermès. Iniziamo proprio con Hermès. Vi faccio vedere, questo è il pacchettino, molto carino, molto carino. All'interno questo, devo farvi una confessione, l'ho già utilizzato, l'ho già indossato, non sono riuscita a farne a meno e non ce l'ho fatta proprio. L'altro giorno avevo un outfit e sarebbe stato perfetto con questo bracciale, quindi sono andata, ho aperto il pacchettino ma poi l'ho richiuso, però vi confesso che l'ho già indossato, ma mi sono anche resa conto che è della taglia sbagliata. Comunque, questo è il bracciale con il simbolo, con la H di Hermès, è dorato e nero. Sì, ho già due bracciali come questo, ma sono di colorazioni diverse, uno è bianco, l'altro è rosa, e quello rosa ha l'hardware argento, questo appunto è dorato con l'hardware nero. Io ho chiesto alla commessa del negozio Hermès di Bologna la taglia small, lei ha cercato un sacco, mi fa: ah, ne ho una, è l'ultima. Io: perfetto. Poi mi ha dato la taglia M che io me ne sono accorta solo una volta tornata a casa, purtroppo non ho occasione di tornare a Bologna presto e non ho un Hermès store nella mia città, quindi a mio malgrado mi tengo questa, che però è veramente troppo grande per me, perché mi scende tipo fino a qua, oppure fino a qua. Io ho i polsi di un ragazzino, di una ragazzina di 6 anni, e quindi purtroppo ho bisogno solo di extra small small. Adesso mi hanno appioppato la media, dalla small alla media non cambia tantissimo, ma lo blocco con altri bracciali, questa è una roba che ho escogitato. E poi arriviamo all'acquisto più grande, al danno più grosso che io ho fatto. A Bologna c'era lo store Saint Laurent, come al solito io entro perché volevo una cosa e poi finisco per prenderne tutta un'altra, ma qui dovete davvero dirmi brava Nicole, perché qui non ho aperto il pacchetto. Che carino, mi hanno dato anche il fiocchetto sta dietro, però c'è anche il fiocchetto. E all'interno, io so già che voi vi immaginate di che cosa si tratta, perlomeno che tipo di prodotto è, che tipo di accessorio è. Questa è la dust bag, apriamola piano piano. Io amo il profumo di borse appena comprate, cioè crea dipendenza. Ok, smetto. Eccola qua, questa è una pochette barra borsetta, è in color crema se non sbaglio, o nude. Mi piace il fatto che abbia questo pirulicchio, come lo chiamate, mi piace il fatto che abbia questa stringhetta sotto ed è un classico con il logo Saint Laurent, e all'interno c'è una zip qui, e poi c'è lo spazio della borsetta, un'altra tasca un po' più ampia e poi vari spazi per documenti, insomma, bancomat, eccetera eccetera. Amo la follia questa borsa, non vedevo l'ora di poterla indossare perché non volevo rovinare il pacchetto. La catena è tutta dorata a parte questo pezzetto in pelle che si appoggia poi alla spalla. Questa è la mia quarta Saint Laurent. Ho una pochettina simile, è più piccola, diversa, strutturata in modo diverso, nera, e il tipo di pelle è ruvida mentre questa è liscia. Amo appunto il fatto che abbia questa stringhetta, questo pirulicchiolo, la trovo estremamente elegante, ma grazie al fatto che sia di colore nude è perfetta anche per il giorno. Avevo il dubbio tra questa e il modello leggermente più grande, della stessa grandezza di quella nera con le stelle che ho, se avete presente, che è un po' più grande e un pelino più spessa di questa, ma quella non aveva il pirulicchio dorato così in pendente, quindi naturalmente ho dovuto prendere questa, ma sono rimasta lì un po' a scegliere, poi ho scelto questa. Quindi questo è il mio super mega grandissimo haul di oggi, spero vi sia piaciuto. In realtà avevo altre cosine di Essence, Deborah Milano, da farvi vedere, ma sarebbe veramente uscito un video infinito, quindi magari ve le farò vedere in qualche altro momento. Spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!